e spero di dare altre gioie ai tifosi. C'è una dedica. Come in Serie A, sblocca la palla al decimo minuto, azione di Reginaldo dopo un calcio d'angolo, il cross sul secondo palo, la rovesciata meravigliosa di Calaiò, gol dell'1-0 dopo 10 minuti. Siena subito avanti, Siena che però si fa raggiungere al 23esimo dal gol di Sgrigna, che rientra bene sul destro, calcio sul secondo palo, non perfetto qui l'intervento di Coppola. Siena che però torna avanti al 38esimo, ci pensa ancora Calaiò, questa volta di testa, non può arrivarci neanche questa volta Rubigno, sempre sullo stesso palo, è 2-1 per il Siena, 16esimo per Calaiò. Torino che poi trova al 34esimo della ripresa il gol del 2-2 dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Bianchi prova a sbagliare anche questo, ma riesce a segnare il gol del 2-2. Torna in Serie A anche l'Atalanta, che però va sotto in casa contro il Portogruaro, azione di Tarana prima e Spinal poi in mezzo a tre uomini, pallone che arriva nell'area piccola a Memushai, secondo gol in campionato per l'ex centrocampista del Chievo Verona. Poi si sveglia l'Atalanta alla mezz'ora, buona azione sulla destra, la sponda di Barreto, sbaglia Cristante, non sbaglia il tir Simone Tiribocchi, gol dell'1-1 al 31esimo. Azione simile a quella del secondo gol, il tacco di Doni, l'assist a rimorchio di Raimondi, arriva la conclusione vincente di Bonaventura. Può scatenarsi la festa dell'Atalanta allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Del Vecchio al 34esimo del secondo tempo firma il gol del 3-1, il gol della sicurezza. Arriva anche il gol del 4-1, lo segna ancora il tir da fuori area con il destro, male qui Rossi, 4-1 Atalanta. Novara vince una partita difficile sul campo del Crotone, sblocca Centurioni al 28esimo, colpo di testa dopo un bel calcio d'angolo di Rigoni, gol dell'1-0, il primo in campionato per Centurioni. Poi al 37esimo sbaglia Crescenzi, sbaglia Gonzales, non sbaglia Cristian Bertani, segna il gol del 2-0 col quale il Novara va al riposo. Novara che entra in campo deciso anche nella ripresa, assist in verticale di Bertani, sbaglia il fuorigioco il Crotone e Gonzales ringrazia, 3-0. Vittoria importante in chiave playoff per il Padova contro l'Ascoli. Cross di Crespo, colpo di testa di Cufo sul secondo palo. Gol dell'1-0 per il Padova. Padova che trova il gol del 2-0. Azione splendida, cominciata e conclusa da uno splendido giocatore. Tacco di De Paola, destro a giro di El Shaarawy. 2-0 al 42esimo. Sesto in campionato per El Shaarawy. Padova che trova anche il gol del 3-0, parte però in posizione irregolare Ardemali che controlla, prende la mira e con il destro batte Guarna, 3-0 per il Padova. Ascoli che nel finale trova il gol della bandiera, lo trova con il solito Fecesin che sfrutta al meglio un'azione sulla destra di Capogrosso nell'area piccola, segna il gol del 3-1.